15 di marzo eravamo qua, ci siamo andati in un appuntamento che è stato rispettato, e credo che questo appuntamento sia anche stato rispettato con la soddisfazione di tutti gli enti organizzatori, perché questo è stato un percorso virtuoso, interessante, a volte problematico, ma sicuramente ha creato tutta una serie di stimoli e rapporti veramente interessanti. Prima naturalmente è stata due associazioni che si sono incontrate, l'associazione Centro Studi Mario Luzzi di Pienza e l'associazione Mario Luzzi Polizia del Mondo di Mendrillo. Da lì che ovviamente parte l'idea di questa bellissima mostra che si è tenuta nel periodo estivo proprio a Mendrillo. Parte da lì naturalmente dall'idea di Paolo Renzi, che è il presidente e che è poi stato l'ispiratore di questa iniziativa. Ma dal 15 marzo ci sono state molte cose interessanti perché sono nate queste collaborazioni, innanzitutto questa collaborazione iniziale tra il museo e il comune di Pienza con il comune di Mendrillo e quindi anche un rapporto diciamo così internazionale. E poi ci sono state le collaborazioni con le scuole di Montepulciano. Da questo contatto con il Comune di Siena che poi è proseguito e proseguirà con la mostra, questa mostra qui che andrà appunto a Siena, a Santa Maria della Scala, e questo grazie anche alla partecipazione, lo ringrazio per la sua presenza stasera, del professor Barzanti e anche dell'assessore alla cultura Vidovelli, che questa sera non è potuto venire ma che saluta tutti e che sarà uno dei protagonisti poi di quella che sarà l'inaugurazione a Siena. In questo periodo poi è anche nata formalmente l'associazione La Barca Mario Luzzi, che esisteva solo diciamo così, nella carta, invece si è costituita la scorsa primavera, si è costituita la scorsa primavera e che ha cominciato con un impegno veramente importante. Il presidente, come sapete, Altiero Petrelli, no? Che ha svolto veramente un lavoro importante per l'organizzazione della mostra del presente. Credo che ieri sera, quando mi ha detto vado a casa, sono stanco, non ce la faccio più, avesse pienamente ragione, perché sono stati dei giorni veramente molto impegnativi. Non è stato da solo, devo dire, perché Formichi è stato a lui vicino, così come il figlio Fausto Formichi, che ringrazio anche Rino Massai per l'impegno che ha prestato nell'organizzazione della mostra. Ed ecco, siamo qui per la mostra che non è solo un omaggio a Mario Luzzi, poeta, ma è anche un omaggio che Pienza fa a tutti i suoi cittadini. Infatti, voi vedete che proprio nella mostra c'è una parte che riguarda il Mario Luzzi a Pienza, i suoi segni della sua presenza, i segni fotografici, documentali, che sono stati i lunghi momenti periodi che il Mario Luzzi ha passato a Pienza. E credo che questo sia doveroso, perché appunto non solo le vite ricordano, devono ricordare l'artista, ma credo che devono anche ricordare quella piacevole persona che tante volte si è seduta nel modello della piazza e è stata e ha tenuto, diciamo così, il banchetto, come si dice a Pienza, ha parlato al mondo, quindi è stato vicino a loro. Bene, lascio la parola al sindaco di Pienza per i saluti e poi proseguiremo. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie della gradita presenza, porto chiaramente il saluto dell'amministrazione comunale di Pienza e mio personale. Ha già detto molto Gian Pietro, ma credo che noi siamo assolutamente onorati di ospitare in questo anniversario importante dei 100 anni della nascita di Mario Luzzi questa mostra qui a Pienza. Perché, come ha detto appunto Gian Pietro, non è solo un onore, l'onore di avere appunto una mostra in suo, diciamo, in suo onore, scusate il bisticcio di parole, principalmente l'onore è di averla avuto come presenza importante nella nostra città e
cittadino di Pienza, quindi è un saluto al cittadino Mario Luzzi, che ha dimostrato nella sua vita da sempre la sua grandezza, perché nella grande semplicità riusciva a trasmettere i propri pensieri, le proprie opere, con la semplicità che di una persona assolutamente normale, come si vedeva a passeggio con i suoi amici qui a Pienza, con Don Florido, Mirmo, con Roberto, con tutti, perché lui si metteva appunto in piazza a chiacchierare con tutti noi senza nessun tipo di problema. Quindi credo, oltre le sue grandi opere, la grandezza della persona va ricordata, e noi siamo assolutamente appunto onorati di ospitarla, e ringrazio chiaramente chi ha contribuito appunto alla realizzazione di questa cosa, quindi Nino Petrelli, il quale presidente del Centro Studi La Barca, Paolo Metter dell'Associazione Mendrisio, Gian Piero Colombini, che si è impegnato moltissimo in questa iniziativa, e chiaramente abbiamo collaborazioni importanti, quale il Comune di Siena, anche se oggi mi dicevano non è potuto essere presente, il Comune di Firenze, l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, la Regione Toscana. Quindi abbiamo avuto i più alti riconoscimenti da parte di tutte le istituzioni. Quindi per noi è davvero un grande onore e un grande piacere avervi tutti qui, e speriamo che anche la mostra abbia un seguito importante. Un grazie anche a Marco Levoltelli per la sua presenza, e alla dottoressa Giovanna Rosani, che ci chiaramente daranno indicazioni più precise rispetto alla storia della rivoluzione di questa mostra. Grazie e buona serata. Presidente Petreni. Buonasera. Buonasera a tutti, e grazie di essere intervenuti a questo ricordo di Mario Luzzi. Faccio un intervento piuttosto sentito, non scritto, non preparato, con il cuore, come così tutti voi siete mossi da un sentimento. Mi sentite? La moglie fa così, ma è così. Niente, il tema del mio intervento è questo. Chi era Mario Luzzi? Chi era Mario Luzzi? Tanta gente mi chiede chi era Mario Luzzi, e qualche volta me lo chiedo anch'io, ma voi sapreste rispondere anche meglio di me. Era un grande personaggio, un grande poeta, ma non solo un grande poeta, un grande autore teatrale, un grande critico d'arte e anche un grande intenditore di musica. Perché abbiamo fatto questa mostra, che poi non è una mostra, ma sono due mostre collegate che vengono, come già stato detto, da Mendizio. L'idea è nata in Svizzera, guarda strano, è nata in Svizzera. Il grande fiorentino, il grande italiano, doveva sentire il bisogno di partire dalla Svizzera, perché Marco Nerevotelli è un amico di lunga data e il promotore di tutte queste iniziative, non solo a Pienza, Mendrisio, Milano, Parigi, Roma, ma anche in Toscana. Ne abbiamo già fatti 4-5 incontri, tutti importanti, su Mario Luzzi. E vediamo il discorso della mostra. Sono due sezioni. Della parte dei pittori toscani che ricordano Luzzi, hanno onorato Luzzi, la dottoressa Uzzani, che ha curato il catalogo, e vedrete, ci parlerà diffusamente e con competenza. A me piace parlare dell'altra mostra, che poi dopo vedremo, La vita umana artistica di Mario Luzzi, in una sequenza delle stanze ben definita, ben studiata da Stefano Verdino, che voi tutti sapete che è il maggior studioso di Mario Luzzi. E a breve uscirà presso Garzanti tutte le poesie con un terzo volume, con l'aggiunta delle ultime poesie che sono state ritrovate grazie anche a Gianni, grazie a Stefano, grazie a Paolo Mette, e quindi sarà un'altra occasione importante per ricordare Mario Luzzi.
Vedrete in questa successione delle stanze il borgo nativo di San Prignano, il borgo Avito, cioè dei genitori, dei nonni, e poi via via vedrete varie fotografie che testimoniano la vita di madre, la vita umana, i genitori, la sorella, il borgo. Poi vedremo una bella immagine della mamma che Mario, tutti, insomma, molti sanno, teneva sempre sulla scrivania. Un legame straordinario, tant'è vero, come dice Verdino, alla morte della mamma anche la poesia di Mario cambia, era un rapporto stupendo. E per questo, dopo vedrete il libro La porta del cielo di Stefano Verdino, dove racconta del rapporto di Mario con la mamma. E c'è Gianni, non ha bisogno di queste cose per sapere che rapporto c'era tra mamma e Mario. E poi via via tutto uno scorre di... Poi troviamo Firenze, la città dove lui è nato, che è nato a Castello nel 1914, a Firenze. E poi Siena, la grande Siena, dove lui si è formato dal punto di vista dell'arte. Lui amava ripetere che quei 50 anni di storia dell'arte, vissuta direttamente da lui adolescente, lo hanno formato e formato per tutta la vita. Poi evidentemente susseguono le sue opere. È stato scritto da Verdino e se lo dice lui ci possiamo credere che c'è un lavoro immenso da fare sull'opera di Mario Luzi, parte sia quella poetica che di prosa, perché in 70 anni, dal 35 al 2005, ha fatto altro che scrivere, pensare, poesie e tutto il resto. Quindi già trovare tutte le varie pubblicazioni che sono uscite col suo nome sarà un compito arduo, però sia da parte di Stefano che degli altri professori, molti dei quali hanno fatto parte del centro studi finora e che fanno tuttora parte del comitato d'onore, si spera, si pensa di poter arrivare a fare qualcosa. È un autore immenso, pochi scrittori hanno avuto un'attività lunga come Mario Luzi, 70 anni di una produzione intensa. E quindi questo è un grande onore. Noi evidentemente tra il centro, qualche cosa personale, abbiamo cercato di mettere il più possibile di questi libri, ma non si riuscirà a trovarli tutti, perché lui distribuiva le sue opere con grande generosità. Il suo editore preferito era Gazzanti, prima Valletti, poi ultimamente anche con Mondadori, Rizzoli, Einaudi, chi più ne ha, chi più ne metta. E quindi sarà un piacere, credo, per tutti noi seguire questo passo. E poi Luzi, come poi Marco dirà, è un autore universale, vedrete le sue traduzioni in tutto il mondo, evidentemente il francese, di cui lui era un grande insegnante, tra l'altro il mio, e l'inglese, il greco, il romeno, il turco, e quindi ha girato il mondo. Era anche cittadino del mondo, ha girato il mondo, l'Italia, c'era paesi dove era lui stato e dove scriveva. Quindi è un uomo del mondo, apprezzato di tutto. E poi era un uomo civile, dal senso alto della civiltà e poi non per niente nell'ambito dei 90 anni è stato insignito senatore a vita proprio per aver illustrato il paese e l'Italia. E poi avanti avanti abbiamo i libri d'arte che generosamente gli amici, i pittori, che lui ha sempre incoraggiato, faceva le prefazioni a tutti, incoraggiamento a tutti, e lo faceva con generosità. Praticamente non c'è pittore, fermo restando i grandi, Morandi, Carrà, tutti sono passati, hanno scambiato con lui sentimenti di amicizia, Mattioli, col quale insegnava a Parma insieme. Quindi tutti hanno lavorato con lui, giù sotto vedrete anche questi libri d'arte e poi vedrete questo bellissimo volume Mario Luzi, critico d'arte. Vedete i nomi che hanno avuto a che fare con lui. Qui presente c'è questo piccolo che evidentemente è stato da anni amico di Mario Luzi. Ma come diceva Gian Pietro, una sezione particolare l'abbiamo voluta dare a Pienza. Perché Pienza?
Prima di tutto perché lui ha passato 30 anni di tutte le estate le passate qui, dal 15 luglio al 15 settembre. E abbiamo vissuto, noi io, tutti insieme con lui, la sera di Morelli, qui c'è tanti personaggi, e quindi un omaggio a Luzzi anche a tramite gli artisti piantini. Abbiamo Piero Sbarruzzi, che ha fatto il suo ritratto, abbiamo Emo Formichi, al quale Mario, il professore, si rivolgeva per ogni piccolo problema. Abbiamo Enrico Paolucci, che ispirandosi al Viaggio terrestre e celeste ha fatto un bel pannello sulla poesia del seme. E quindi sarà un piacere, penso, accompagnarvi. Ma al di là di quelli, vedrete delle fotografie che forse ancora non avete mai visto. Vedremo il carissimo amico Don Flori, vedremo Don Ivo, vedremo poi i luoghi cari a lui, tra cui il Largo Luzzi con la targa e la panchina di Marco Nero Hotel. E poi anche Mario Biagiotti, al quale Mario Luzzi disegnò e scrisse una frase che poi Mario abilmente ha trasferito col ferro battuto. Grandi sentimenti, grande amicizia, ma a parte gli artisti, tanti, ognuno di noi era amico di Mario Luzzi. Io vorrei ricordare qui l'amico Roberto Vivo, del quale per 20-25 anni lo abbiamo seguito. Si partiva con Roberto, lui guidava, metteva la sua macchina, si partiva da Pienza, si andava via della Riva, si prendeva lui e si andava a Confiano alla riunione del Pen Club per poi tornare. Si andava a Pietrasanta quando gli hanno dato il premio Carducci per la seconda volta per appunto per Opus Florentinum. Siamo andati con lui a Cerga, che è la cittadinanza onoraria che gli hanno dato. E nelle vie di Cerca c'erano grandi manifesti come si vedono nelle città quando restavano a palazzi, tutti col volto di Mario Luzzi, sicché con Roberto si prendeva in giro, diceva ma chi è questa star? E lui rideva, sorrideva come sorrideva quando gli dettero la nomina Ciampi, gli hanno nominato senatore a vita. Professore, allora chiamiamo senatore. Un farbischero, rispondeva lui, ma anche tutti a Pienza, nei Murelli, Danilo Pasqui, una sera fino alle due a parlare della differenza tra sciolto, scemo e sciocco. E tutta la cosa che poi sono documenti filmati che tutti potete vedere. E poi ci sono le sue poesie. C'è Opus Florentinum con l'agenda originale del suo scritto che potete vedere illuminato. Un giorno insieme eravamo a San Miniato a Firenze con Mette proprio per presentare Opus Florentino nella Basilica di San Miniato e sentire quei versi, vi inviterei veramente a leggere quei versi. Quando Santa Maria del Fiore parla la città, parla a tutte le altre chiese e poi altre poesie, Vola alta parola, scritto da lui a mano per l'amico Luciano Monachini del Sette Divino, del quale Mario usava andare per bere, mangiare, e spesso mi diceva, ma quanto vino c'ha il nonno di Luciano? Perché tutte le sere Luciano, ecco il vino del nonno, vino. Ma quanta produzione! Era un modo per sorridere tutti insieme. E poi tanta gente, mi piace di ricordare, e se no tutta gente che passa non viene ricordata mai. La Tea del ristorante, la Chiocciola, la quale ogni volta che andava a Firenze c'era la vasetta di marmellata, bottiglia di grappa, che dovevo portare a Mario. Ristorante senza far nomi, la Silvana, la Rossana, tutti avevano amicizia per Mario, perché Mario era nella città. Mario viveva nella città. Quando gli è stato dato la cittadinanza onoraria, lui, meravigliato, disse, ma io credo di essere già cittadino di Pienza. E dopo quella cerimonia importante di Palazzo Comunale, dopo alcuni anni, quello fu nel 94 e nel 96, fece il lascito della sua donazione a Pienza, che stiamo rimettendo su, e la mostra servirà a me, ma anche a voi, spero, di poter capire e rispondere a chi ce la domanda, chi era Mario Luzzi. Grazie.
Grazie, grazie Nino, Paolo Mettel. Grazie. Buonasera. C'è un po' di emozione per noi di Mendrisio di essere qui in questa serata, in questo bel pomeriggio. Ma prima di tutto io vorrei fare una piccola premessa. Sia nell'invito di stasera, nell'invito scritto, ma anche in quello che è andato via elettronico, sia in quello di San Miniato al Monte di due sere fa, non abbiamo scritto presiede, non c'era nessuno che presiedeva ed è stata una scelta voluta. Abbiamo messo solo coordina l'assessore Colombini, l'altra sera coordinava Armando Torno del Corriere della Sera, coordina al posto di presiede, perché con padre Bernardo ci siamo scambiati una telefonata e dico: ma allora che si fa, presiede? Ma dai Paolo, lascia perdere presiedere, presiede Mario Luzzi, quindi presiede, ci sarà Mario Luzzi che presiede, e il nostro amore per lui. Quindi stasera voglio ripetere che presiede Mario Luzzi e il nostro amore per lui. E Mario Luzzi che viene dall'estero. E perché viene dall'estero? Perché aveva fatto una cosa incredibile, al punto che dopo 12 anni un altro assessore, che all'epoca non era assessore, probabilmente non so che cosa fosse, ma comunque era probabilmente un consigliere comunale, nella premessa di questo bellissimo catalogo che arriva da Mendrisio e che è condiviso con il comune, con Pienza e con Siena, inizia così: in non pochi saranno la memorabile serata trascorsa nel chiostro del nostro museo in compagnia di Mario Luzzi. In quell'occasione i festeggiamenti per la pubblicazione di Opus Florentinum furono in qualche modo una sorta di pretesto per rendere omaggio alla grande figura del poeta. Era il 12 luglio del 2002. Credo che questa sia stata la scintilla per cui, sia pur su nostra normale sollecitazione, perché la cosa è pubblica e quindi la cosa pubblica va lasciata correre o va o non va, il comune di Mendrisio ha scelto di finanziare queste due mostre. Per noi sono state due mostre ben separate in due ambienti diversi, con due date diverse d'inizio, ma che poi sono riassunte qui stasera in maniera mirabile, devo dire, in maniera luminosa, e sappiamo chi è l'autore di questa luce. Da una parte sì, c'è la luce di Mario Luzzi e delle sue opere e dei suoi amici artisti, ma sicuramente c'è una sapienza museale che è nell'esperienza professionale del presidente del centro studi, cioè di Nino Petrelli. E allora mi viene in mente, e chiudo, Pasolini. Pasolini scrisse Tempori Busilis un soggetto che poi cedette per la solita amicizia, per i rapporti fraterni, a Sergio Citti. Sergio Citti poi firmò questa sceneggiatura con Vincenzo Cerami per produrre un film. Il film ebbe il titolo Sogni e bisogni.
Allora mi sembra che questa sera ci sia solo il sogno, ovvero il sogno si è realizzato, ovvero una grande mostra delle cose di Mario Luzzi, delle carte importanti, rare, dei libri primitivi e di tutta l'iconografia degli amici che arriva a Mendrisio è un sogno, neanche un bisogno. Il bisogno è il sogno che viene un po' raffazzonato, ma il sogno è perfetto, è corretto. E il sogno che avevamo a Mendrisio, quando io mi permisi di dire al direttore del museo, ma perché non proviamo a portarla anche a Pienza? Sarà impossibile. Io chiamai l'assessore Colombini, dico, Gian Pietro, ma è un sogno, rimane tale o ce la facciamo? Proviamoci, ce l'abbiamo fatta, abbiamo provato, abbiamo portato da Mendrisio a Pienza questa bella cosa, vedrete che miracolo, che bellezza, che nitore c'è in questa mostra, in questo splendido museo, in questa splendida struttura pientina, quasi irripetibile. Direi forse poco sfruttata, assessore, signor sindaco, però certamente meritevole per i pientini. Quindi grazie a Pienza che ha realizzato insieme a noi questo sogno, grazie a chi ha curato, a chi ha lavorato, cioè certamente a Nino, a tutte le persone, ad Anna Maria Murdocca che ha dato una mano consistente. E quindi grazie per tutto, perché avere realizzato questa cosa tra due comuni non italiani, uno svizzero e uno italiano, immaginate che cosa vuol dire mandare le opere in dogana, farle passare, dare un'assicurazione che valga anche per l'Italia. Non vi dico le complicazioni burocratiche, però ci siamo riusciti ed è qui. Ci siamo riusciti non per guadagnare, non per vendere, ma ci siamo riusciti per amor della cultura, perché è la cultura che ci salvaguarda ancora, è la cultura, è stare vicino a personaggi come Mario che ci preserva e che ci aiuta a capire il passato, il presente e anche il futuro. E quindi grazie di nuovo a tutti, ma grazie soprattutto a questa meravigliosa struttura che vi incanterà. Fra poco vedrete con grande emozione una mostra che era quasi inimmaginabile riuscire a realizzare. Grazie e buona serata. E naturalmente non poteva mancare qui a Pienza, quindi grazie per la sua disponibilità e ti trasmetto subito la parola. Dunque mi tolgo subito questo merito, nel senso che no, lo do, vi rimando invece francamente con il cuore a Paolo, metto questo merito perché Paolo si è veramente prodigato quest'anno, e lo voi, Nino Petrani, siete veramente prodigati in un lavoro intenso, direi privo di sentimentalismi, ma carico di sentimento, se nell'etimo della parola sentimento c'è il vero sentire. Ecco, direi che questo. Quindi senza sentimentalismi, ma con molta verità. Da parte mia ringrazio Colombini, ringrazio Nino Petrelli per le parole che ha detto, ma io non ho fatto altro che continuare un lavoro che avevo iniziato con Mario e che aveva come denominatore comune la poesia e l'arte indirizzate verso lo stupore. Credo che Mario, forse come posso dirti, felicemente attratto, incuriosito da questa idea di portare la sua parola in altri luoghi con altri materiali.
e quindi aveva colto in questo una possibilità di incontrare, di vivere una parola magica che lui mi ricordava spesso, che è stupore. Ora lo stupore non è propriamente quell'emozione che noi viviamo quando siamo di fronte a una cosa nuova. Stupore noi lo proviamo quando vediamo una cosa che già conosciamo sotto un'altra veste, con occhi nuovi e mente fresca. Ed ecco perché Mario, quando era con me a Londra, o a San Miniato, quando io ho avuto la gioia e l'onore di poter fare una vetrata con una poesia da lui donata, o alla Biennale di Venezia, quando curai la prima mostra di arte e poesia per la Biennale d'Arte di Venezia, voluta da un grande critico, peraltro svizzero, Harald Zeman, Mario veniva ed era emozionato, diceva: questo per me è stupore. E quindi era un gioco serio, un gioco come insegnavano nell'antica Grecia, cioè si gioca mai con superficialità, sempre con grande leggerezza, perché la profondità si nasconde lì, nella superficie dell'arte. Ecco, io ho questo trucchetto che uso da tempo, parlo del tempo in cui bollo l'uovo, 8 minuti, perché poi sennò la gente si annoia, quindi finisco subito e vi lascio. No, devo dire però che anche oggi ho vissuto una gioia, e questo vale la pena venire a Pienza per trovare le cose vere. Oggi ho conosciuto Emo. Emo è stato un grande amico di Mario Luzzi, e ne ho parlato un po' prima, e devo dire che la mia gioia è stata infinita. E già Paolo al telefono mi aveva detto: guarda, devi venire a vedere la cornice che Emo ha fatto per l'opera che tu hai realizzato per il centenario. Ora voi sapete, spero, che, oppure sapete adesso, che in occasione del centenario, con il sostegno del centro Luzzi e anche il centro così del mondo di Venezia, io ho realizzato, ho riprodotto un'opera che ho fatto con Massimo Cacciari e Mario Luzzi. Ecco, ho la gioia di sapere che Emo è incorniciata ad arte. Cioè, si può incorniciare una cosa, però c'è una maniera per cogliere di quella cosa la sua forma d'arte. E qui credo che ci sia la magia dell'amore che Emo ha messo nell'incorniciare quest'opera. Quindi grazie ad Emo. Ma devo dire che poi Nino Petrarini si è dimenticato un'altra persona che era molto vicina a Mario, che è l'Andreina, che bisogna ringraziarla, perché mi faceva le torte. Come anch'io adesso sono arrivato, ma riparto con una torta. Quindi sono cose importanti e fondamentali che danno i luoghi importanti di quest'Italia. Ora, perché Mario amava Pienza? Io direi che non devo parlare della mia arte o d'altro, dei miei altri, ma devo dire, Mario amava Pienza, ed è scritto tra l'altro una cartolina che io ho fianco al mio letto in studio, c'è una immagine di Pienza, e poi Mario in due righe racconta che cosa significa la bellezza. Dice che nei periodi pesanti dell'anno, nei vari luoghi in cui la poesia li porta, nel travaglio quotidiano dei giorni che vive, sapere che c'è un luogo e degli amici che lo aspettano d'estate in un'isola della natura come Pienza, gli allieta il cuore e dà la forza di andare avanti. Ora, sebbene questo, per esempio Maria Modesti, che è un'altra persona che bisogna ringraziare perché è sempre stata vicino a Mario, tutte persone, voglio dire, che hanno seguito con il grande rispetto il percorso luminoso che Mario ha insegnato. Ecco, io credo che in queste parole di Mario ci sia anche il segreto per un'Italia sempre più in crisi, perché l'Italia è una nazione che ha insegnato a chi l'ha vissuto una sorta di percezione e di sentimento della bellezza. Questo sentimento della bellezza è una qualità che non è propria a chi non ha vissuto l'Italia. L'Italia si cresce con la bellezza e la grande forza che questa nazione può dare, e che permette di avere un'arma in più. E credo che questa forza della bellezza passi in Italia assolutamente per i grandi piccoli centri. Ed è per questo che Pienza diventa fondamentale, perché è un messaggio di luce e di verità e di etica, non solo di estetica, per tutta la nazione. Un messaggio che passa attraverso una cosa che Cacciari ha ricordato in maniera fantastica per il 90° di Mario. Passa attraverso il pathos, cioè quel colpo immediato che è l'emozione, che lascia il logos da un'altra parte ma porta il sentimento puro, per l'appunto. Chiudo ringraziando chiaramente Luzzi, ringraziando veramente
il figlio di Mario che vedo qui, è una bellissima foto in Sardegna, nel 61. E ti ringrazio per tutto il lavoro che stai facendo e per la generosità sempre con cui doni le cose a tuo padre. Grazie. Grazie a Marco Nerratelli. Io devo dire, prima di dare la parola alla professoressa Uzzani, che è la prima volta che ho conosciuto Paolo Metter e mi ha fatto dono di una plaquette, e io ho ammirato, ancora prima di vederla dentro, la bellezza e la sobrietà della scelta. E devo dire che la scelta anche grafica e le modalità con cui è stato realizzato il catalogo riflettono perfettamente sia il buon gusto di Paolo Metter che anche la persona di Mario Luzzi. Quindi una veste grafica semplice, un contenuto eccelso e delle illustrazioni che sono veramente, veramente interessanti. Io vi invito a guardarla perché è una cosa veramente, veramente notevole. E uno di coloro che sono stati determinanti per la realizzazione di questo bellissimo catalogo è appunto la professoressa Uzzani, storico dell'arte, che è qui accanto a me, alla quale le do immediatamente la parola. È una scelta importante e significativa che il Comitato abbia deciso di investire in questo anno le proprie risorse per affiancare al ricordo di Mario Luzzi poeta anche quello di Mario Luzzi amico degli artisti e critico d'arte. Quindi le ragioni della mostra risiedono esattamente in questo punto di partenza, perché negli stessi anni della gioventù in cui nasceva Mario Luzzi come poeta, parallelamente cresceva il suo interesse per l'arte, cominciavano ad affacciarsi i suoi contributi sugli artisti e cominciavano i rapporti di amicizia che insieme a quelle pagine trovavano luogo. Il contesto era quello di Firenze delle riviste. Siamo negli anni 30, intorno al frontespizio, poi il Bargello, poi Campo di Marte, intorno a queste testate si raccoglie la fronda letteraria italiana più significativa di quegli anni, quando si affaccia il fenomeno dell'ermetismo fiorentino. Quei giovani poeti, principalmente Mario Luzzi, Alessandro Parronchi e poi anche Vigongiari, Betocchi, e così via, intorno si raccolgono anche i contributi degli artisti. Se si sfoglia oggi il frontespizio si vede per esempio che accanto alle pagine con le poesie nascono dei disegni. I disegni sono di Ottone Rosai, di Capocchini, di Carrà, di Morandi, artisti allora coetanei dei poeti, che condividono con Mario e con gli altri un stesso sentimento della vita, intriso di dubbi, di sentimento talvolta soffocato, mai declamato, fortemente interiorizzato, con una carica di lirismo accentuato, ma fatto di povere cose, senza declamare. Questo sentimento quindi permette la nascita di grandi amicizie. Ottone Rosai è tra i primi ad affacciarsi nell'interesse di Mario Luzzi. Mario è attratto da quella spoglia, scarna, semplicità, rude talvolta, essenziale, con cui il paesaggio toscano
viene osservato e descritto. E in questo paesaggio così aspro appaiono figure umane non belle, non attraenti dal punto di vista estetico, piuttosto macerate interiormente, talvolta chiuse nel loro destino e nella loro sofferenza, essa pure non declamata. Accanto a Rosai, che era un punto di riferimento di tutta una scuola fiorentina che gravitava intorno all'Accademia di Belle Arti e non solo, si raccolgono i giovani. Questi giovani poi diventano i compagni di strada dei poeti del frontespizio. Ed ecco che, per esempio, si raccoglie, oltre anche a Rosai e a Lorenzo Viani, l'altro grande viareggino che esprime un sentimento tragico e aspro, espressionista della vita, ecco, si raccolgono le nuove leve. Mario Marcucci, per esempio, che diventa amico e compagno quotidiano delle sperimentazioni di Luzzi e Parronchi. La mostra quindi cerca di seguire questo filo e così, per esempio, incontra un altro grande artista di quegli anni, Pietro Parigi, non tanto celebre, anche perché Pietro si è sempre costretto volutamente nell'esercizio della grafica e della xilografia e soprattutto nell'esercizio della pittura di ispirazione sacra. Ed ecco l'altro aspetto caro anche a Mario Luzzi, il sentimento religioso che Pietro Parigi esprime in maniera dolente, espressionista, tragica, senza esaltare l'aspetto sacro, così come potevano fare altre riviste, come l'Osservatore Romano, per esempio, ma sempre in maniera dolente e nello stesso tempo fortemente incisiva. Probabilmente era questo che cementava l'amicizia di Pietro Parigi e di Mario Luzzi. Accanto a questi artisti, pittori, nasce anche l'interesse per la scultura da parte di Mario Luzzi. I primi a fargli incontro sono due allievi di Soffici, Oscar Gallo e Quinto Martini. Ultimi discendenti di quello che loro sentivano il sentimento etrusco, etrusco come la terra dalla quale essi pure venivano. Il ritratto, per esempio, non diventa occasione di rappresentazione realistica o celebrativa o apologetica, ma al contrario, un modo per interiorizzare in maniera spesso, introversa. I materiali scelti da questi artisti sono poveri, come la terra refrattaria, la terra, il gesso, il legno. In genere sfuggono all'aspetto più nobile e astratto e aulico del marmo e del bronzo. E anche in questa scelta di lavorare con le mani o con la stecca la materia povera, probabilmente si riflette la curiosità e l'interesse che accosta Mario Luzzi a questi artisti, a questi compagni di strada. Avviene poi l'incontro con Venturino Venturi. Questo incontro diventa risolutivo, importante, direi quasi una chiave nell'opera di Venturino, così come nella ricerca poetica di Mario Luzzi. La ricerca di un'essenzialità fatta di volumi quasi astratti, assolutamente lunari, molto molto racchiusi, mai declamati, e la sconcertante semplicità della forma diventa una chiave di lettura importantissima che coinvolge e accomuna sia il poeta che l'artista, lo scultore, che il pittore Venturino, e che continuerà nel tempo, tant'è che i contributi di Mario alla
pittura e alla scultura e all'incisione di Venturino sono molteplici e progressivi nel corso del tempo. Nel frattempo continuano ad affacciarsi le nuove leve, quindi Dino Caponi e Mario Tirinnanzi, allievi osservanti di Rosai, e si pure quindi si affiancano a Mario Luzzi. E di seguito anche altra storia, per esempio negli anni 50, negli anni 60, quindi siamo ormai nella piena sperimentazione delle neoavanguardie, Mario Luzzi si accosta a nuove scuole di pittura e di scultura che si esprimono attraverso il linguaggio informale, poi pop, quindi una materia grondante, tendenzialmente astratta, sensibilissima, emotiva, che rinuncia alla descrizione e in maniera empatica, assolutamente emotiva, cerca di arrivare alla traduzione pittorica del sentimento. Ed ecco quindi Sergio Scatizzi, Mattioli, fino ad arrivare a Ernesto Piccolo, che si accompagna con il poeta a lungo anche nell'amicizia. Gli ultimi artisti che la mostra documenta purtroppo non sono potuti venire, sono anche se mi sarebbe tanto piaciuto averli con noi, Piero Vignozzi e Rodolfo Cecotti. Il loro linguaggio, nel caso di Vignozzi, sonda le possibilità della contemplazione di un universo estremamente semplice e domestico, mentre invece quello di Cecotti sfida le possibilità di un paesaggio, del sentimento di un paesaggio in senso moderno, ma ugualmente contemplativo. Uno degli ultimi interventi di Mario Luzzi dedicati alla pittura è del 94 e non è dedicato a un artista contemporaneo, ma sentito dal poeta come contemporaneo, e ovviamente mi riferisco al poema Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. È il ritorno a Siena, è il ritorno alle proprie origini, e nella pittura di un grande artista gotico il poeta sente vibrare tutte quelle note che comunque aveva ugualmente percepito e seguito nel corso della sua ricerca e nel corso delle sue amicizie con gli artisti. Grazie. Grazie.